La prima cosa che mi sento di dirvi è un grandissimo e sentito scusa. Io non ho mai detto di aver avuto un crollo emotivo. Con questo video non mi voglio giustificare, non mi sto giustificando. Per 2 settimane ho avuto la costante paura di aprire qualsiasi social. Sperare che la mia sorellina di 11 anni muoia è una cosa bruttissima, siete persone cattive. Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome e benvenuti in questo nuovo video ragazzi dedicato allo scandalo del momento, al Rottaro Losito Gate. Marta Losito ha fatto un video di scuse. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash e anche su questa storia senza fine. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio. Ah, e ricorda, sì, proprio tu che stai guardando questo video. Dov'è che devi restare? A casa mia! A casa mia! A casa mia! Fabrizio lo aveva predetto. Anzi, vi dico di più, forse sarebbe stato meglio ancora un video selfie delle stories in cui entrambi si scusavano. Magia nera! Non lo so ragazzi, mi sento un po'... Visto che a sto punto ho le visioni, non lo so, cioè boh. Oggi torniamo a parlare di Marta Losito, la TikToker più discussa di queste settimane passate in quarantena. Sì ragazzi, perché lo sapete benissimo, ne abbiamo parlato ampiamente qui sul mio canale. Lei e il suo fidanzato Gianmarco Rottaro hanno creato questa sorta di quarantena a scopo educativo. Io ve ne ho parlato, abbiamo riso, scherzato, ci siamo fatti anche un pochino più seri a volte. E infatti, se vi siete persi anche solo un episodio dei precedenti, ve li lascio tutti qui sopra nella i di informazioni, trovate tutti i video che veramente io non lo so, un'enciclopedia di questo Rottaro Losito Gate. Detto ciò, veniamo a noi, perché io in realtà con l'ultimo video che ho fatto a riguardo, insomma, di tutta questa vicenda di Gianmarco Rottaro e Marta Losito, pensavo di aver messo un po' un punto a tutta questa situazione, cioè di aver chiuso un po' tutto il cerchio di questa triste, spiacevole vicenda. E invece no. Dopo il post copia e incolla di scuse che ha fatto infuocare gli animi del web, uno tra Gianmarco Rottaro e Marta Losito ha deciso invece di prendere in mano la situazione, di prendere in mano il suo smartphone e di registrare alcune stories. Un video shock di scuse che nessuno in realtà si aspettava, anche se io l'avevo richiesto a gran voce dal primissimo video che sto facendo che insomma riguarda questa vicenda. E finalmente possiamo dirlo, Marta Losito ha deciso di prendere in mano questa situazione e di chiuderla una volta per tutte, soprattutto gridando 420 scusa. E a distanza di 2 settimane dallo scoppio di questa bufera mediatica, finalmente Marta Losito ha deciso di prendere in mano la situazione e soprattutto si è decisa a ritornare sui social per parlare, per dire la sua, per raccontare la sua versione dei fatti, ma soprattutto in primo luogo per chiedere scusa a tutte quelle persone che in questi giorni, in queste settimane, si sono sentite offese, tradite e prese in giro da lei in quanto personaggio pubblico. Marta infatti ha pubblicato tramite le sue Instagram stories, ma in realtà ovunque, su tutti i suoi social, un video messaggio molto importante, all'inizio del quale chiede semplicemente scusa. Sentite. Allora, sono qua per dirvi prima di tutto che non sono sparita e sono arrivata, diciamo, un po' in ritardo, non perché stavo aspettando che le persone dimenticassero tutto quello che è successo, ma semplicemente perché prima non avrei avuto modo per appunto parlare. Sicuramente nessuno prima mi avrebbe ascoltata e ora ci voglio provare. La prima cosa che mi sento di dirvi è un grandissimo e sentito, davvero dal profondo del mio cuore, scusa. Scusa a tutte le persone che mi seguono ogni giorno, che mi sostengono, che si sono sentite prese in giro. So benissimo che è un momento davvero difficile per tutti, stiamo soffrendo tutti, c'è chi soffre di più, c'è chi soffre di meno, ma davvero faccio le scuse davvero a tutti,
per aver mandato soprattutto questo messaggio negativo. Mi dispiace davvero tanto per avervi mandato questo messaggio davvero inappropriato. Sinceramente sono contento di questo video scuse, anche perché, dato che questa storia è iniziata con un video che doveva essere a scopo benefico, e quindi entrambi, ma parliamo adesso di Marta, che è l'unica persona che al momento, poi non lo so, se mentre sto registrando questo video anche Gianmarco probabilmente farà le sue scuse, non lo so. Se dovesse farle, comunque lo sapete, io riporterò tutto quanto qui su YouTube, ne parleremo insieme, perché giustamente quando una persona fa qualcosa, si crea un casino come è successo in questi giorni, e poi o chiede scusa o comunque dà la sua versione dei fatti, dal mio punto di vista è giusto dare spazio anche alla persona che appunto vuole replicare, vuole dire la sua. Detto questo, stavo dicendo, allo stesso modo con il quale appunto sia lei che Gianmarco hanno pubblicato un video, quindi faccia a faccia con le persone che li seguono tutti i giorni, hanno parlato di cose belle comunque, perché raccogliere soldi, se è vero, se è fatto veramente per quel motivo eccetera eccetera, è uno scopo nobile, lo abbiamo detto mille volte, quindi credo che allo stesso modo, quindi con un video, lei avrebbe dovuto chiedere scusa. Infatti me lo sono sempre augurato sin dall'inizio di questa spiacevole vicenda, perché è controproducente un po' per tutti, un po' per le persone che la seguono, un po' anche per lei, perché in futuro un'azienda che deve lavorare con lei si vuole affidare a lei, e comunque tiene anche alla reputazione sia di lei come influencer che della propria azienda, due conti se li fa. E se c'è una macchia grande così nella reputazione di Marta Losito per colpa di questa, ripeto, vicenda brutta che hanno poi creato loro, perché adesso lo vedremo, comunque non è che loro si tirano indietro e dicono no, non abbiamo fatto assolutamente niente, assolutamente. Marta ci spiega per filo e per segno tutto quanto. Detto ciò, sono contento che queste scuse siano state fatte tramite video, perché secondo me danno anche proprio un impatto diverso, ti fanno capire se la persona è veramente dispiaciuta, se se ne è veramente resa conto dell'errore che ha fatto. Poi lo sapete, io cerco sempre di vedere il buono nelle persone, il buono in quello che fanno, e lei ha sbagliato, spero e penso che lo abbia capito e ha chiesto anche scusa. Detto questo, comunque il video di Marta poi continua, perché si parla di addirittura cattiva informazione, di disinformazione che si è fatta su tutta questa vicenda, e Marta in prima persona vuole anche fare un po' di chiarezza sul famoso, tanto tanto chiacchierato, crollo emotivo, o meglio dovremmo dire il suo presunto crollo emotivo. Mi dispiace anche tanto della disinformazione che c'è nel web, nel senso che la prima cosa che viene detta è vera. Secondo me le persone dovrebbero prima informarsi tutto quello che è successo, della verità, sentire il parere di qualcun altro, invece che sputare odio solo perché si è sentito dire. Un'altra cosa che ci tenevo a puntualizzare, proprio perché voglio mettere un punto a questa cosa che mi sta tormentando da 2 settimane, è il fatto del crollo emotivo. Vedo commenti, direct, post contro di me, dove c'è scritto che io ho avuto un crollo emotivo e quindi Gianmarco è venuto qui. Assolutamente no. Io non ho mai detto in nessuna storia, in nessun video YouTube, in nessun TikTok di aver avuto un crollo emotivo. Quell'affermazione non l'ho mai detta. E forse, anzi, sicuramente è stata presa da una storia che 2 settimane fa, prima che venisse qui Gianmarco, ha fatto quanto riguarda una cosa sua personale. E qui, ragazzi, boh, nel senso, rimango veramente sempre allibito di fronte ad alcune pagine di gossip, soprattutto su Instagram mi è capitato di vedere queste cose, che seminano veramente odio e zizzania ovunque. E questa cosa mi dispiace tanto, perché poi mi sento dire io in prima persona che penso di fare gossip e pettegolezzi, tra virgolette, in modo educato e rispettoso nei confronti delle persone di cui parlo. E spero sempre di farlo in maniera trasparente e limpida, nel senso senza cose strane dietro, senza la voglia di, non so come dirvi, però la voglia di buttare fango sulle altre persone, perché è una cosa che non mi appartiene. Ovvio, quando succedono cose eclatanti mi viene difficile anche a me rimanere neutrale, pensare sempre, no, di avere quella sorta di, come dico sempre, buona fede nelle persone, perché a volte succedono cose che sono veramente al di fuori della nostra immaginazione. Detto questo, rimango perplesso di fronte alle persone che in questi giorni hanno parlato di questo famoso crollo emotivo. Se aveste seguito sin dall'inizio tutta questa vicenda, avreste visto come in realtà il crollo emotivo non riguardava Marta Losito, bensì Gianmarco Rottaro, che è ben diverso. Cioè, il fatto che poi le persone siano andate sotto i post
di lei a dire ti è passato il crollo emotivo, cioè non aveva neanche né test né capo né coda questa cosa, perché in realtà lei non ha mai parlato di crollo emotivo. Quindi diciamo che tutta sta cosa del crollo emotivo è stata un po' strumentalizzata da pagine, persone. Ovviamente quando parlo delle pagine di gossip non parlo delle persone, delle pagine più seguite, che sanno veramente fare il loro lavoro in maniera impeccabile. Parlo proprio di quelle pagine, secondo me, che sono gestite a volte da persone immature, che non vogliono informare, tra molte virgolette, perché io lo dico sempre, la vera informazione è altra, cioè su altri temi. Qua parliamo, no, di cose un po' leggere, io non pretendo di essere la voce della verità o di informarvi su cose che vi cambieranno la vita. Sono temi leggeri, ci teniamo compagnia insieme. E a volte queste pagine non vogliono informare, ripeto, ma vogliono semplicemente, no, mettere alla gogna tutte le persone di cui parlano, e secondo me questa non è una bella cosa. Detto questo, poi, il video di scuse di Marta Losito continua con lei che ci parla di queste settimane passate in silenzio, nelle quali addirittura ha avuto paura di entrare, pensate un po', persino su TikTok. In due settimane ho avuto la costante paura di aprire qualsiasi social, partendo da TikTok, che è la mia applicazione preferita, proprio il posto in cui posso essere me stessa, in cui tutti possiamo essere noi stessi, e possiamo condividere le nostre passioni per la danza, per il canto, per la recitazione o qualsiasi altra passione. Ed è stato per due settimane solo una valvola di odio e insulti e frecciatine nei confronti miei e di Gianmarco, che dovrebbe essere un posto in cui le persone si sentono libere di scorrere e divertirsi e di togliere tutti i pensieri negativi nella mente. Invece è stato per due settimane solamente un modo per fare qualche like in più, qualche visualizzazione e qualche commento in più. Sono state scritte delle cose che non sono vere, perché nessuno si è mai informato realmente di tutto ciò che è successo. Io non mi sto giustificando, con questo video non mi voglio giustificare, ci tengo veramente a dirlo, non mi sto giustificando. Poi sono consapevole che tutto quello che è stato fatto è sbagliato. E non è finita qui, ovviamente, perché adesso arriviamo ad un tasto dolente di tutta questa situazione. Parliamo infatti del famoso video Andrà tutto bene, quello pubblicato da Gianmarco Rottaro su YouTube in compagnia di Marta Losito, che ha dato il via a tutta questa situazione, a tutte queste critiche sul web in questa quarantena a scopo educativo. Il video, lo abbiamo detto, ha fatto tanto discutere, e le aziende che erano state citate in quel video si sono fatte sentire, hanno fatto un po' di chiarezza, e allo stesso modo ci tiene a fare chiarezza anche Marta, che in queste stories ci spiega un po' meglio tutto quello che è successo. Continuo col dirvi che il video YouTube che abbiamo realizzato io e Gianmarco sul suo canale, dove appunto abbiamo proposto delle iniziative per beneficenza per quanto riguarda appunto il Covid-19, non è stato assolutamente un video per giustificarci, ma semplicemente per mandare un messaggio di speranza. Le associazioni che abbiamo citato nel video ci hanno chiesto di realizzare quel contenuto per appunto portare avanti la loro iniziativa, però ci tenevo a dire che non sono state le associazioni a dirci incontratevi. Marta poi si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe, perché fa riferimento ad alcuni amici che lei reputava tali, ma che non si sono dimostrati tali, che le hanno lanciato in questi giorni frecciatine sui social, proprio le frecce, l'arco e tutta la faretra, che sarebbe il coso dove si mettono, no, le frecce. Allo stesso tempo però lei vuole anche ringraziare tutte quelle persone, in particolar modo le sue fanpage e quelle di Gianmarco, che in questi giorni le hanno dato un po' di conforto. Una cosa che mi è dispiaciuta tantissimo è quando aprivo TikTok, Instagram e vedevo amici, persone che magari non avevano niente di cui parlare in quel momento, che attaccavano a me la situazione in cui ero, senza comunque, ripeto, aver chiesto un parere mio, perché sei il mio amico, mi chiedi un mio parere su quello che è successo, mi chiedi la verità, perché non l'abbiamo mai detto realmente tutto ciò che è successo. Quindi voci che sono girate tutto questo tempo potevano essere vere, come no, le persone le hanno semplicemente prese come, beh, c'è questa voce su di loro, sputiamo odio, tanto si dice questo. Voglio anche ringraziare tantissimo tutte le fanpage, ma in generale tutte le persone che mi seguono, anche le fanpage di Gian, tutti, quelli che mi sono stati vicini, che hanno scelto di
non seguire tutto ciò che veniva detto sul social. Il video poi si conclude con un piccolo sfogo che Marta vuole fare riferendosi a tutto l'hating, quindi a tutto l'odio che lei ha ricevuto in questi giorni e che riguarda addirittura, pensate un po', sua sorella alla quale hanno augurato la morte. E secondo me qua è veramente... ne ho parlato anche in un altro video... a me non piace, in particolar modo poi se si tratta di una ragazzina che ha, credo, 10-11 anni, cioè, no. Una scusa per criticare me, il mio fisico, darmi del c***o, sperare che la mia sorellina di... di 11 anni muoia, è una cosa bruttissima, siete persone cattive, perché questa è solo cattiveria, e non stiamo parlando di critiche su quello che ho fatto. Ma insulti, ok? Perché c'era la scusa che io avevo sbagliato, ripeto, non sto dicendo che non è stato così. Però non ci si attacca sul resto. Capisco le critiche costruttive e capisco anche le critiche basate su quello che abbiamo fatto. Perché è stata semplicemente una scusa per finalmente mostrare quello che pensavate su di noi e su di me in questo caso. È cattiveria. Vi posso dire che con questo ho capito davvero chi mi vuole bene, chi ci tiene a me, e chi ha preferito ascoltare il mio parere prima di ascoltare quello di una persona che ha sentito dire. Posso dire che ho capito tutta la responsabilità che ho nei vostri confronti. Quindi io non sono sparita, mi sono semplicemente presa del tempo per rimuginare su tutto quello che ho fatto e per tornare più consapevole di prima. So che molti dopo questo video continueranno a fare tutto quello che hanno fatto per 2 settimane, ovvero criticarmi non per quello che ho fatto, o anche per quello, ma aggiungere anche altre cose che non c'entrano nulla, perché magari non li sta genendo la mia persona, che per carità è giusto non piacere a tutti, però è davvero sbagliato quello che è stato fatto in questi giorni nei miei confronti, nonostante abbia fatto una cosa davvero brutta. Non mi sto giustificando, ma non penso di essere l'unica di aver sbagliato nella vita. Concludo col dire che io non sono cambiata, sono sempre Marta, che condivide la sua vita 24 ore su 24, la sua vita come la vostra, perché non c'è niente di diverso se non che... fortunatamente sono ascoltata da tantissime persone e ho la possibilità di farlo ogni giorno. Quindi sarò sempre la ragazzina di 16 anni semplice, sarò sempre quella ragazza che sostenete da 4 anni e non cambierò mai. E nulla, io vi voglio un'infinità di bene e sono sicura che andrà tutto bene, quindi resistiamo, ci abbracceremo presto, sono sicura. Sicuramente più forte di prima e con la consapevolezza che niente è scontato. Vi mando un grandissimo abbraccio e vi ringrazio per avermi ascoltato. Allora, parto col dire che quando sei un personaggio pubblico e commetti un errore, inevitabilmente chiunque si sente in diritto di fartelo pesare. E fino a qui in realtà tutto bene, le persone commentano in maniera educata o forse un po' colorita tutto quello che hai fatto ed è ok. Non è ok invece nel momento in cui iniziano ad esserci insulti, minacce di morte, no. Questo è assolutamente sbagliato. Una cosa però la voglio dire, ed è più che altro una sorta di consiglio non solo per Marta, che in questo caso ha chiesto scusa, ma proprio a tutte quelle persone che sbagliano e poi chiedono scusa, ecco. Limitatevi a chiedere scusa. Non andate ad addentrarvi in altri discorsi, come ad esempio gli insulti online, il cyberbullismo e quant'altro. Limitatevi veramente a chiedere scusa e a dissociarvi voi in prima persona da quello che avete fatto. C'è chi in tutta questa situazione ha detto che Marta è un po' caduta nel vittimismo ed io non mi sento di dire che non è totalmente così, perché in parte è vero e adesso vi spiego meglio. Da una parte dico, sì vabbè dai, poteva chiedere scusa e evitare di raccontare tutte le altre cose. Dall'altra parte invece poi dico, ok, però stiamo parlando di una ragazza che ha 16 anni e per questo motivo non voglio sempre dire che l'età è una scusante, eccetera eccetera, è una giustificazione, no, assolutamente. Però voglio farvi capire un'altra cosa, cioè a 16 anni non si può pretendere che una persona abbia la maturità completa, perché non ce l'hanno neanche quelli che hanno 40, 50, 60 anni, quindi figuriamoci le persone che ce ne hanno 16. Però in questo senso, nel fatto che lei non si sia limitata a chiedere scusa ma abbia voluto invece parlare del fatto che è stata insultata bla bla bla, qua ci fa capire che lei ha 16 anni ed è immatura in quel senso, che non è una cosa negativa, perché tutti abbiamo avuto 16 anni, ce li avremo, chi lo sa. E a quell'età tutto quello che ti succede ti sembra talmente grande, talmente amplificato, che per te viene prima di tutto, cioè il fatto che tu venga insultata e che succedono queste cose brutte, mi dispiace,
passa in primo piano rispetto al fatto che dovevi semplicemente scusarti per una cosa brutta che hai fatto. Quindi non lo so, sono un po' lì a metà, cioè anche la gente che dice che queste scuse non rimediano niente, ragazzi, ma lo sappiamo tutti quanti, lo sa anche lei, lo sanno tutti. Secondo me è stato giusto che lei abbia fatto queste scuse vis-à-vis, non so come dirvi, come vis-à-vis, così tutti quanti pensano poi a Netflix, nel senso faccia a faccia. Ci ha messo la faccia, che non è una cosa da poco secondo me. Io l'ho scritto anche sotto un post di Instagram, ho scritto che lei comunque nella sua immaturità dei 16 anni è stata matura abbastanza per dire ok, adesso mi metto di fronte a questa telecamera e parlo e chiedo scusa soprattutto. E questa secondo me è una cosa che noi dobbiamo comunque prendere per buona, cioè non vedere sempre il marcio, perché siamo tutti d'accordo che questi ragazzi hanno sbagliato e hanno sbagliato tantissimo. C'è gente che ha preso multe, c'è gente che veramente rischiava addirittura non so che cos'altro. Quindi ragazzi, non ci resta che prendere per buone quelle che sono le scuse di Marta Losito e spero tanto che allo stesso modo le faccia anche Gianmarco Rottaro, perché ragazzi, ve lo dico veramente col cuore in mano, da nonno Fabrizio come sempre, anche se lo dico sempre, siamo giovani, nel senso anch'io sono giovane ragazzi. Mi raccomando, uno, non fate più ste cose perché veramente basta. Seconda cosa, chiedete scusa e limitatevi a fare semplicemente quello, soprattutto per il vostro futuro lavorativo, perché se volete fare influencer sappiate che avrete sempre dalla vostra parte la comunicazione, che è uno strumento molto molto importante, che riguarda anche i vostri lavori futuri, perché sfido qualsiasi azienda a volere un influencer che ha fatto questa cosa brutta e che ha fatto molto discutere e che non ha neanche chiesto scusa. Non so quante aziende vorrebbero, no, un influencer che insomma ha fatto quello che è stato fatto. Detto questo ragazzi, adesso fatemi sapere voi qui sotto con un commento cosa ne pensate, se accettate oppure no queste scuse, cosa ne pensate di tutta questa situazione. Io mi auguro, lo ripeto, che anche Gianmarco faccia lo stesso. Il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark? Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao.